Fumata grigia, quasi bianca. Dopo una settimana di trattative serrate, l'accelerata della notte scorsa porta il premier inglese Theresa May a Bruxelles, pronta per una conferenza stampa congiunta con Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. Sembra davvero la volta buona. Sulla base del mandato che ci è stato dato dal Consiglio europeo, la Commissione ha giustamente deciso di segnalare al Consiglio i sufficienti progressi che ci sono stati entro i termini previsti dal divorzio. Un momento storico per l'annuncio, atteso ormai da un anno e mezzo, da quando il referendum del 23 giugno 2016 impose l'uscita del Regno Unito dall'Europa. Per il premier inglese Theresa May, una giornata campale. Sono soddisfatta di dare il benvenuto alla fase successiva dei negoziati su mercato e sicurezza e per discutere il futuro rapporto positivo e ambizioso che è nell'interesse di tutti. Vogliamo instaurare una partnership profonda e speciale con l'Unione Europea, mettendo in pratica la decisione dei cittadini britannici di lasciarla alla fine di marzo 2019. In un venerdì mattina, che resterà comunque una data storica, subito dopo la conferenza stampa con Juncker, il premier inglese Theresa May ha incontrato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, altro protagonista importante di questo delicato momento di transizione per l'Europa.